Dopo una lunga pausa di oltre 3 anni, il leggendario Soul Calibur torna sul mercato con un colpevole ritardo rispetto alla concorrenza, che si è picchiata in lungo e largo nel 2011. Dal suo annuncio, Soul Calibur 5 Beat'em Up all'arma bianca ha promesso tanto ai fan della serie, che si aspettano di avere tra le mani il miglior Soul Calibur di tutti i tempi. Scopriamo insieme se è davvero così nella nostra video recensione. La modalità storia realizzata da Project Soul in collaborazione con CyberConnect 2 si dipana in 20 differenti capitoli. Inizia 17 anni dopo la conclusione di Soul Calibur 4 e sono ancora protagoniste le due spade leggendarie, quella del male, Soul Edge, e quella del bene, Soul Calibur. La trama, narrata attraverso poche cutscene e molti disegni statici con voce fuori campo, vede come protagonista Patroclos e la sua ricerca della sorella in Europa, dove troverà orde di malfestati, uomini corrotti dal potere della spada di Soul Edge, che faranno di tutto per bloccare l'avanzata del ragazzo. Breve, lenta e senza particolari colpi di scena, la trama, per quanto complessa, resta uno dei pochi punti deboli di questo titolo, così come fu in Soul Calibur 4. Il roster del gioco è composto da 28 personaggi, ampliabili anche grazie ad un profondo editor che ci consente non solo di modificare texture, colori e abilità dei combattenti esistenti, ma anche di crearne di nuovi, a cui applicare successivamente le abilità di un personaggio noto. Da sottolineare l'assenza di alcuni personaggi storici del brand, cosa che stona quando si notano poi personaggi doppioni, due in particolare che sbloccheremo solo dopo aver concluso la modalità storia. Tra gli ingressi eccellenti segnaliamo la presenza di Ezio Auditore, che indossa i panni di guest star, come fu per Darth Vader e Yoda in Soul Calibur 4. Preguiescat in pace. Ma la novità più importante in Soul Calibur 5 risiede nel sistema di gioco. La gestione dei comandi risulta simile al passato, ma il combattimento risulta ora più fluido e rapido, grazie all'introduzione di due nuovi colpi denominati Lama Audace e Lama Critica. Entrambi i colpi sono connessi ad un nuovo contatore posizionato di fianco alla vita del personaggio e che si riempie portando a segno i propri colpi. Il colpo Lama Audace è fondamentalmente una combo allungata che potremo assestare spendendo un'attacca del nuovo contatore dopo che avremo portato a segno una combo. Ultimata la combo, tutto ciò che dovremo fare è premere i 3 tasti di attacco contemporaneamente per vedere i personaggi assestare il potente attacco extra, ottimo soprattutto per recuperare un eventuale svantaggio. Sorry. No! Diverso è invece il colpo denominato Lama Critica, che una volta assestato consuma l'intera barra e che si comporta esattamente come le mosse speciali che tanto vanno di moda nei picchiaduro. Questo colpo, effettuabile premendo i 3 tasti di attacco dopo un doppio mezzo movimento in avanti, realizzerà un breve attacco che, se portato a segno, attiverà la Lama Critica, un colpo imparabile mostrato con una grande cutscene. Rivisto anche il sistema di parate gestito dal Guard Impact. Se la differenza in passato era quasi nulla, ora non è più così, dato che il tempo di reazione del nemico ad un corretto uso del Guard Impact è maggiore e ci consente dunque di attaccare ed ottenere un buon vantaggio rispetto alla parata di base. Complessivamente il combattimento in Soul Calibur 5 è nettamente migliorato rispetto al passato, alzando il ritmo del gioco senza però per questo favorire il button mash rispetto alla conoscenza delle combo. Il comparto tecnico supera la sufficienza, ma non si laurea con lode. Rispetto al passato, il look dei personaggi risulta meno costruito e dunque più veritiero e d'impatto. Ottima la quantità e la qualità dei dettagli, sia nei personaggi che nelle arene, qualità che spicca soprattutto durante i filmati e che scende leggermente nei combattimenti, senza mai deludere. Buona l'intelligenza artificiale, che offre sfide impegnative tanto ai neofiti quanto ai fan, che tutto sanno di questa serie. Più che discreta la colonna sonora, affiancata però da un doppiaggio esclusivamente in inglese, altalenante con alcuni personaggi meglio caratterizzati di altri. Fear the name of the dread Captain Cervantes! Con Soul Calibur 5 Project Soul ha fatto un doppio passo. Ha accontentato i fan legati alla tradizione del marchio, ma allo stesso tempo ha innovato e in parte semplificato il suo titolo per permettere ai neofiti di avvicinarsi con meno timore. Diversi sono i difetti tecnici, oltre all'assenza di alcuni personaggi storici e alla modalità storia che è solo l'ombra di quanto visto in passato. Nonostante questo, grazie a nuove modalità di gioco e a un nuovo modo di combattere, Soul Calibur 5 chiude con il passato e si rilancia in piena corsa al titolo di miglior picchiaduro degli ultimi anni.
Calibur 5 è un picchiaduro sviluppato da Project Soul e CyberConnect 2, pubblicato da Namco Bandai per PlayStation 3 e Xbox 360 a partire dal 2 febbraio 2012. Per una recensione più dettagliata consultate games.it.